Per inscenare un suicidio penso che il corpo possa anche essere stato congelato. È come quando vogliamo conservare un alimento integro. Se Liliana fosse morta 2 o 3 giorni prima di essere ritrovata, come faceva ad avere in corpo tracce della colazione fatta la mattina della scomparsa? Come ha fatto a vagare per 20 giorni prima di uccidersi? Io non credo affatto al suicidio e mi batterò per dimostrare la verità. A parlare è Claudio Sterpin, 83 anni, l'amico intimo di Liliana Resinovic, 63 anni. La pensionata è scomparsa la mattina del 14 dicembre del 2021 ed è stata trovata morta in un boschetto di Trieste il 5 gennaio 2022. Nelle ultime settimane al centro delle polemiche ci sono i risultati dell'autopsia sul corpo della donna. Gli esiti, anziché sciogliere i dubbi sulla dinamica dei fatti e le cause del decesso, hanno aumentato gli interrogativi. Nelle 50 pagine che contengono il verbale dell'autopsia, c'è la ferma convinzione che Liliana sia morta per asfissia. Secondo gli esperti, potrebbe essersi suicidata. Ma è improbabile che Liliana si sia soffocata da sola dopo essersi sigillata in sacchi di plastica. Una dinamica assurda. Inoltre, secondo il medico legale, la povera Liliana sarebbe morta 2 o 3 giorni prima che il suo corpo fosse ritrovato in un boschetto. Ma se così fosse, dov'è stata per questi 18-19 giorni? Con chi era? Qualcuno l'ha nascosta? Come faceva, come emerso dall'autopsia, ad avere in corpo la colazione fatta il 14 dicembre, data della sua scomparsa? Troppe cose non tornano, e a questi interrogativi potrebbe esserci una risposta. L'ha fornita l'amico intimo Claudio Sterpin, sospetti che anche i consulenti della procura di Trieste hanno messo nero su bianco. Cioè che il corpo senza vita di Lilly potrebbe essere stato congelato e nascosto da qualche parte prima di essere gettato tra le sterpaglie. Nella relazione si fa più volte riferimento allo stato di conservazione del cadavere, che non mostrava segni di decomposizione. I vestiti erano integri e il corpo non aveva assorbito l'umidità del terreno. Non c'erano tracce di alcol nel corpo e nemmeno dei farmaci contro l'ipertensione e la tachicardia che Lilly assumeva regolarmente. Nel corpo c'erano invece caffeina e uvetta, forse i resti di un panettone che Lilly consumava abitualmente per colazione. Come rilevato dai medici, il corpo era ben curato, depilato nella zona ascellare, in quella intima e sulle gambe. Da nessuna parte c'erano tracce di ricrescita. Dettagli che non corrispondono alle tesi degli esperti, secondo cui Lilly si sarebbe tolta la vita il 2 o il 3 gennaio. Perché se fosse andata così, com'è possibile che avesse in corpo avanzi della sua ultima colazione? E se ha davvero vagato per quasi 20 giorni, come avrebbe potuto prendersi cura del suo corpo? Ecco perché gli specialisti avanzano l'ipotesi del congelamento. In questo contesto, lo scenario cambia radicalmente. Non si tratterebbe più di suicidio, ma di un omicidio con occultamento di cadavere. E se il corpo di Lilly fosse stato davvero congelato dopo l'omicidio, sarebbe stato portato nel luogo dove è stato poi ritrovato. Gli specialisti però chiariscono che non vi sono, allo stato attuale, elementi specifici che dimostrino un avvenuto congelamento post-mortale del cadavere. Va anche aggiunto che l'assassino avrebbe incontrato diversi ostacoli per portare a termine un tale piano. In primo luogo, per congelare un corpo umano, sarebbe stato necessario un freezer gigante. In ogni caso, il fatto che non vi fossero segni di violenza sul cadavere porta alla prima ipotesi, cioè che Liliana sia morta per asfissia. Il soffocamento è stato probabilmente causato da un sacchetto di plastica legato al collo, anche se non legato molto strettamente. C'è un altro dettaglio di cui non abbiamo sentito parlare prima. Le mani di Lilly erano strette alla cerniera del suo giubbotto. Un ultimo atto per aggrapparsi alla vita prima di lasciarsi morire? O un tentativo di proteggersi? I dubbi restano. Per i familiari di Liliana, per Claudio e per il fratello, serve riesumare il corpo e fare indagini più approfondite. Claudio Sterpin, in particolare, ha ricordato che Lilly era pronta a lasciare il marito,
Sebastiano Visintin, 72 anni, ex fotoreporter e affilatore di coltelli nel tempo libero, per trasferirsi da lui. A proposito di Visintin, Sterpin ha detto: «Ha senz'altro ragione a dire che non si è suicidata, ma ha torto quando sostiene che il loro rapporto andava a gonfie vele. Sono anche convinto che Liliana gli avesse parlato di me e stesse cercando una strada per venirne fuori in maniera pulita. Sebastiano, con ogni probabilità, non ha accettato la situazione e in questo periodo ha detto tutto e il contrario di tutto. Solo lui sa che fine ha fatto Liliana. Quella mattina aveva un alibi perfetto che l'ha portato a 500 metri da casa mentre lei usciva. Ci sono aspetti ancora da chiarire nelle indagini». Anche sugli spostamenti di Liliana fatti quella dannata mattina le cose non sono chiare. La donna aveva un appuntamento con Claudio. Come ogni martedì si sarebbero visti a casa dell'uomo. Ma poco dopo le 8 lei lo chiamò per avvertirlo che avrebbe fatto tardi perché doveva passare in un negozio di telefonia. Secondo il racconto del marito, uscito di casa prima di lei, Lilly sarebbe uscita senza i suoi telefoni, cellulari che Sebastiano avrebbe poi trovato a casa al suo rientro. Ma mentre Liliana era via, uno dei suoi cellulari si è spostato di qualche metro. È stato spostato. Ma da chi? Per Claudio è possibile che qualcuno avrebbe aggredito Liliana davanti al portone d'ingresso. Ciò è difficile da dimostrare. In procura il fascicolo resta aperto per sequestro di persona, ma continuano a non esserci indagati. È difficile per Visintin accettare il suicidio, ma l'uomo si dice pronto a farsene una ragione. Ripete che lui e Liliana avevano un rapporto sereno e nega la relazione che sua moglie aveva con Claudio Sterpin. Ma i dati lo smentiscono. Le analisi sui cellulari di Liliana rivelano che lei e Claudio avevano in programma di andare a vivere insieme, quindi la donna cercava una casa più piccola per suo marito. Lo ha raccontato l'anziano e lo hanno confermato i messaggi. Insomma, Liliana sembrava andare incontro a un nuovo periodo della sua vita. Allora, perché suicidarsi? Infine, Sebastiano andò a sporgere la denuncia di scomparsa in ritardo e solo su sollecitazione dei vicini. Un comportamento che ha destato sospetti. Anche il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, non crede alla pista del suicidio. Ha detto: «Secondo me, purtroppo, mia sorella ha avuto la sfortuna di non riuscire a comunicare il malessere che ultimamente aveva con il marito, ed è incappata in questa storia. Credo che qualcuno l'abbia uccisa». Al suo fianco ci sono l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope, e la criminologa Gabriella Marano. Insieme cercano la verità.